Sì, mi sentite proviamo e riusciamo e... allora, intanto buongiorno togliere l'audio ecco forse adesso va bene benissimo buongiorno buongiorno a tutti e a tutti benvenute e benvenuti so che sono presenti le operatrici e gli operatori di servizio civile dei progetti i responsabili, responsabili dell'ente, i formatori e le formatrici, eh, selettori e selettrici. Eh, tutti, tutti, non vorrei, non vorrei perdere la bandiera. La pace è così importante che non si può perdere. E quindi eh, eh, ecco, eh, tentiamo. Eh, non ce lo possiamo permettere, la bandiera, la bandiera <ride> è troppo importante. Allora, intanto eh, grazie ancora per essere, per essere qui eh, e per essere qui per celebrare una, um, un momento importante che è quello dell'anniversario, il cinquantesimo della legge sull'obiezione di coscienza. E per ricordare la terza giornata nazionale del Servizio Civile Universale, che sarà appunto eh, il 15 di dicembre, tra, tra due giorni. E, mh, eh, mi piace stamattina eh, ricordare un po' la storia e come siamo arrivati qui, eh, proprio per, per essere grata, eh, direi, a chi prima di noi ha aperto certe frontiere. E. Mh, se tanti anni fa infatti non ci fossero stati i primi obiettori di coscienza ed in particolare Pietro P. Mm hmm. Obiezione di coscienza, perché avesse in evidenza come l'obiezione di coscienza non fosse un diritto soggettivo, ma fosse un diritto fondamentale. Insieme a tutti gli altri diritti fondamentali che ineriscono alla persona umana e che il legislatore riconosce, ma non attribuisce: può attribuire un diritto, un diritto fondamentale. E so, quindi eh, partiamo da, da Marco Lampard. Questo, questo incontro di oggi, che ci racconterà una storia, della quale ci racconterà questo percorso che ha portato alla, alla legge, della legge 762, quindi, di Marco, della parola. Eh. Prendo posizione qui, tanto... innanzitutto ringraziando il. Eh, Centro di Ateneo per i diritti umani Università di Padova e sì. per il volontariato e, è emozionante essere qui in questa sala a, a parlare comunque di un tema a cui io, eh, ho dedicato parecchi anni della mia ricerca. storica, posso che è stato il tema a cui ho in assoluto ho tenuto più di E quindi insomma sono molto grato eh, avverto il. Eh, dei secoli della, della storia che c'è dietro questi libri, questo luogo meraviglioso in cui mi trovo. E per cominciare io in primo luogo vorrei farvi eh, vorrei partire da un, da un punto eh, tenero, eh, che è questa dichiarazione, eh, perché mi sembrava che essendo qui eh, fosse eh, importante. Eh, ricordare che eh, oltre all'emozione del, del luogo c'è anche il fatto di essere a Padova, e Padova non è stato un luogo secondario nella storia dell'obiezione di coscienza. Padova ha avuto una storia di un certo rilievo. Questa storia di un certo rilievo ha avuto obiettori significativi, dopo interverrà Alberto Trevisan, eh, sì, allora pensavo fosse. Eh,

Thank <laughs> you. Esto es muy bueno. da Aldo Capitini. Aldo Capitini nel 59 scrive il primo libro sull'obiezione di coscienza e definisce l'obiezione di coscienza l'atto di gettare qualcosa contro, in questo caso è la coscienza che presenta e oppone all'ordine legale di preparare ed eseguire le guerre motivi che essa trae da se stessa. Ora questa definizione di Capitini ci riporta all'origine dell'obiezione di coscienza, motivi che la coscienza trae da se stessa. E dove era in qualche modo eh, a, a che cosa si riferiva Capitini quando pensava a questa definizione? Si riferiva a quegli obiettori che lui aveva conosciuto. E il primo obiettore che aveva conosciuto era stato di fatto Pietro Pinna. Pietro Pinna non è il primo obiettore in assoluto. Ci sono stati obiettori durante la Prima Guerra Mondiale e c'erano stati dopo la Seconda Guerra Mondiale due casi. Un Pentecostale Rodrigo Castiello, un testimone di Geova eh, Enrico Ceroni. Entrambi, però, la loro obiezione di coscienza l'avevano lasciata nel segreto del tribunale militare. Teniamo presente che gli obiettori di coscienza tra il 45 e il 72 sono in tutto 708. Di questi, 622 sono testimoni di Geova. Se andiamo a prendere la percentuale, sono circa il 90%, poco meno del 90%. Però la loro obiezione non è mai un fatto pubblico. Anzi, nelle carceri militari, quando poi c'è la contestazione delle stesse carceri militari, i testimoni di Geova sono tra i più ligi. Ma non possiamo dimenticare il fatto che comunque il peso numerico, non solo numerico come numeri di condanne, ma anche come durata delle condanne, sia toccato ai testimoni di Geova. Che soprattutto tra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 60, quando di fatto non abbiamo altri obiettori, permettono all'obiezione di coscienza di non ritornare nel mondo di, delle idee, ma di rimanere un'esigenza per uomini in carne ed ossa. Eh, però Pietro Pinna aveva fatto una cosa, che era stato il primo obiettore, appunto, a dare rilievo pubblico alla sua obiezione. E il rilievo pubblico di Pinna lo vediamo da diverse cose. Per esempio, eh, ehm, Capitini, eh, e questo ci dice anche una cosa di Capitini, eh, aveva fondato un movimento di religione, non, eh, non mi dilungo su Capitini, aveva fondato questo movimento di religione tra le questioni poste dal movimento di religione che aveva anche un, un atto politico, c'era la richiesta di riconoscere l'obiezione di coscienza. Qualche parlamentare lo aveva proposto in Costituente, venivano da un Partito Socialista che si era staccato dal Partito Socialista Maggiore, Partito Socialista dei Lavoratori Italiani. Eh, e in particolare Ernesto Caporrali, Cremonese e Umberto Calosso. Piemontese propongono degli emendamenti relativi all'obiezione di coscienza. Ma all'epoca di casi di obiettori non ce n'erano. Capitini fonda anche un'associazione per i resistenti alla guerra. Sono pochi, diremmo quattro gatti, ma non, non è un, eh, un, un modo così di dire. Andando a prendere eh, i, i, gli appartenenti a questa associazione, eh, ci sono alcuni elenchi sia nell'archivio di Capitini che nell'archivio di un suo amico Edmondo Marcucci. Nelle città dove ce n'erano di più si arrivava sì e no a 5 o 6. Quando Capitini fa il primo convegno sull'obiezione di coscienza nazionale nel 1950, ci sono 50 persone più altri due in fondo erano eh, mandati dalle questura o dalla prefettura per sorvegliare che insomma quando si parlava di obiezione di coscienza non si facesse apologia di reato tipo eh, se questo convegno si fosse tenuto eh, negli anni 50 o negli anni 60 lì eh, in fondo sicuramente almeno in Borghese qualcuno che appuntava quello che eh, prima il professor Mascia e poi adesso il professor Labate o la eh, dottoressa Fedeli dicevano... E tutti i relatori dopo, perché era un attimo che uscendo di qua qualcuno di noi se ne usciva con una denuncia. Però eh, ecco, eh, per lo storico è, è utilissimo avere questi rapporti, eh, mi ricordo a Torino a un certo punto un convegno nel 71 viene interrotto eh, dai neofascisti, i neofascisti intervengono, assaltano il palco, tirano delle uova, Beh, nel rapporto, il rapporto presenta tutte le relazioni dei relatori e ci dice anche che sotto una sedia sono state ritrovate otto uova, quindi questi rapporti erano precisissimi a volte a volte invece erano anche piuttosto deviati però eh, entrambe le cose allo storico aiutano eh, questo per dirvi che Capitini tuttavia all'epoca aveva pochi aderenti nella sua associazione e quando finalmente arriva Pietro Pinna che propone la sua obiezione di coscienza Capitini eh, eh, non sembra vero di avere un obiettore in carne ed ossa che possa sostenere la sua idea eppure quando Pinna gli scrive Capitini gli risponde con una lettera freddissima gli dice, gli dice: Io voglio fare obiezione di coscienza, va bene, mi mandi il suo indirizzo, il suo stato di famiglia, eh, che cosa fanno i suoi genitori. Basta. E poi Capitini lo spiega a Pinna, perché Capitini lo sostiene insieme al suo piccolo gruppo e dà un rilievo all'obiezione di Pinna e gli dice: eh Sì, però è troppo facile dal mio punto di vista, che sono eh, ho quasi 50 anni, non devo più prestare servizio militare, sono stato riformato. Dirti: Sì, fai il servizio militare, perché poi la sofferenza è la tua, non è la mia. E qui c'è la grandezza dell'uomo. Che anche nel momento in cui è una figura che poteva promuovere la sua idea, si rende conto che però la sofferenza sarebbe stata quella dell'obiettore che andava in carcere. E allora dice: La devi maturare autonomamente quella scelta. Dopo che l'hai maturata, mi hai a fianco. Ma non posso essere io a spingerti. Deve, essere, deve venire tutto da te, dal di dentro. E Pinna diventa un caso pubblico, tanto che per esempio qui lo troviamo in prima pagina su una rivista che si occupava di cronaca nera, Crimen, e vediamo Pietro Pinna sorridente tra due militi sotto, sangue nella casa colonica, fine del bandito Falconieri, era una di quelle riviste, all'epoca non c'era ancora la televisione che serviva per, eh, insomma la cronaca nera sempre eh, attirato e quindi c'erano riviste di questo tipo, anche cronaca nera fa un bel servizio sull'obiettore eh, Pinna e poi tutte le testate, tutti i quotidiani, persino i periodici nazional popolari come oggi c'è il servizio su Pietro Pinna molto critico fatto sta che l'obiezione di coscienza comincia a prendere piede a Pinna seguono altre figure Levo Inessanti, un libertario, due anarchici Pietro Ferrua, Mario Barbani che addirittura esce dalla fila davanti al capo di stato maggiore il generale Marras e depone il fucile eh, con un atto anche piuttosto eh, spettacolare e poi l'obiezione di coscienza si spegne per circa dieci anni. E perché si spegne? E perché è scoppiata la guerra di Corea, perché il clima in Italia negli anni 50 è piuttosto plumbeo. E perché nella democrazia cristiana nel partito comunista la sostengono. Nessuno dei partiti maggiori sostiene l'obiezione di coscienza. Per vari motivi, perché. Eh, Entrambi in realtà ritengono che è bene che i cittadini sappiano di armi perché se scoppia eh, il Partito Comunista dice beh se abbiamo un colpo di Stato meglio che tutti siano armati e sappiano difendersi e la democrazia cristiana dice sì se l'armata rossa ci invade almeno sappiamo difenderci meglio che tutti sappiano usare le armi. Poi ci sono anche altri elementi che eh, tanto il Partito Comunista vede nell'esercito un'occasione di proselitismo e eh, Togliatti ha eh, l'obiettivo anche di conquistare i ceti borghesi la sua idea di partecipazione nuovo, non parliamo della democrazia cristiana che dopo alcune batoste elettorali alle amministrative del 46 e del 47 si era resa conto che il suo elettorato di riferimento era più conservatore della, eh, dello stesso partito che aveva al suo interno molte eh, anime eh, che andavano appunto dalla eh, destra conservatrice alla sinistra poi di base, di forze nuove eh, appunto di chi poi ha sostenuto l'obiezione di coscienza perché ci sono tanti parlamentari democristiani che in questa storia sostengono l'obiezione di coscienza, a partire dal fiorentino Nicola Pistelli, per poi arrivare a Giovanni Marcora e a un deputato padovano che poi interverrà, che è l'onorevole Carlo Fracanzani, a cui l'obiezione di coscienza deve tanto. Quindi la democrazia cristiana era tante cose dentro, però insomma in quel momento storico parlare di obiezione di coscienza non era possibile. E l'obiezione di coscienza si scompare per riemergere negli anni 60, anzi dovremmo dire riemerge in realtà. Nel 57, quando il Partito Socialista che si era staccato dal Partito Comunista presenta una legge, e quando un Valdese, Tullio Vinai, ha, ehm, inizia a portare a sostenere l'obiezione di coscienza, addirittura il Sinodo Valdese, nel 58 chiede il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. È la prima chiesa cristiana in Italia lo avrebbe fatto, lo vedremo tra poco: la Chiesa Cattolica di lì a poco. E Diciamo, la cosa interessante è anche che addirittura Tullio Vinai organizza un campo eh, estivo nel, eh, nel 59, eh, invernale, quindi a un certo punto deve interrompere le iscrizioni, tante ce ne sono e questo ci racconta di un'Italia che sta cambiando. In cui in scena un processo all'obiettore di coscienza, abbiamo gli atti, tutto, eh, viene fatta una simulazione di un processo e sembra quasi una modalità di azione così spettacolare, molto innovativa. Quasi potremmo dire sessantottina, non a caso, una simulazione di processo viene ripresa a Roma nel eh, 1970 dalla Lega per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, fondata da Anderlini, a cui aderì anche l'onorevole Fracanzani, che tra le loro iniziative fecero una simulazione del, di processo, ispirandosi alla esperienza valdese di undici anni prima. Negli anni '60, l'obiezione di coscienza comincia a cambiare. Dove cambia? Beh, cambia innanzitutto nella presenza nuova della Chiesa Cattolica. C'è un obiettore cattolico, Gozzini, ma dopo che, che si rifà le parole di Papa Giovanni XXIII, che ancora non aveva scritto la Pace Minteris, l'avrebbe scritta di lì a pochi mesi, ma aveva già parlato piuttosto eh, fermamente di pace, rendendosi conto durante la crisi di Cuba che forse la Chiesa, più che eh, diciamo, eh, fare la crociata anticomunista, poteva svolgere un buon ruolo di mediazione. E successivamente. E appena Gozzini fa la sua obiezione di coscienza, interviene il responsabile femminile dell'azione cattolica di Firenze per dire che il cristiano. operai cristiani della Nuova opinione dice, eh, beh no, gli obiettori comunque eh, pagano per loro idee col carcere meritano silenziosa ammirazione e eh, intervengono i tribunali processato Balducci Balducci viene condannato in secondo grado in appello con una sentenza che avrebbe fatto un po', eh, un po scandalo all'epoca, perché addirittura il giudice che condanna Balducci dice beh, eh, Balducci ha frodato i cristiani perché ha presentato un pensiero falso della Chiesa rispetto all'obiezione di coscienza. Voi immaginatevi un giudice che dice a un sacerdote qual è il vero pensiero cattolico sull'obiezione di coscienza, ovviamente senza citare la Pace Minteris che nel frattempo era uscita. E dopo Balducci c'è Don Lorenzo Milani che a sua volta avrebbe scritto ai cappellani militari ehm, proponendo una una lettera che diventa famosa, che è la lettera ai cappellani in cui a un certo punto, eccomi scusatemi, l'avevo persa, a cui a un certo punto dice se voi avete diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora vi dirò che nel vostro senso io non ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati oppressi da un lato, privilegiati oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia patria, gli altri i miei stranieri. Perché questa lettera è così significativa? Perché sarebbe diventato uno dei tes testi culto del 68? Perché Don Milani non scrive tanto per difendere l'obiezione di coscienza, ma per ragionare sull'obbedienza. E perché Don Milani difende gli obiettori quando i cappellani in congedo della regione Toscana li descrivono come vigliacchi? Dice: potete dire di tutto a questi ragazzi che non condividete le loro idee, eh, quello che volete, ma non che sono dei vigliacchi, dei giovani che a vent'anni vanno in carcere per uno, due, tre, quattro anni di fila, a seconda del numero di condanne che ricevevano prima che. Un medico non li riformasse inventandosi un qualche malanno. Eh, per esempio, Pin era stato riformato dopo due condanne con una nevrosi cardiaca e vissuto 89 anni. O in alcuni casi addirittura eh, era il manicomio criminale a. Decidere la seminfermità mentale che chiudeva il ciclo delle condanne. Immaginate cosa poteva essere eh, avere una diagnosi di seminfermità mentale poi quando andavi a cercare lavoro, erano soprattutto i testimoni di Geova che lo pagavano. Beh, Don Milani con questa lettera, anche lui sarebbe stato processato e di fatto condannato post morte, perché poi scrive un'altra lettera ai giudici, era malato di leucemia, bellissima, non mi ci soffermo per ovvie ragioni di tempo, ma. Eh, la cosa che mi premeva di questa lettera è perché a un certo punto Don Milani propone una cosa diversa, l'idea che la stessa idea di patria era superata. Perché nel momento in cui dice che la mia patria sono i diseredati e gli oppressi, vuol dire che la stessa... Patria che aveva dei confini ben stabiliti e che sembrava eterna, anche se poi in realtà le patria, la patria nazionale era nata soprattutto con l'idea risorgimentale, con i grandi movimenti dei popoli del 1848. Quindi anche l'idea di patria era storica. Nel 500 eh, l'idea d'Italia era, era in, in pochi circoli e quindi. In questo caso Don Milani propone proprio una patria che non ha più confini geografici, dove ci sono diseredati oppressi e questo avrebbe fatto molta presa nel 68. Vado verso la conclusione di questo, di, di questa prima parte, poi vi faccio vedere alcune cose. L'altro mondo in cui eh, l'obiezione di coscienza prende un lessico è quello cantautorale. Eh, lungo la marcia Perugia Assisi, la dottoressa Fedeli ricordava prima questo momento importante, a un certo punto eh, Fausto Modei dei Cantacronache e eh, Franco Fortini, il poeta, compongono mentre strimpellano, mentre marciano, una. Canzone eh, che trovate qui a destra, canzone della Marcia Perugia Assisi, che fa così: e se Berlino chiama, ditele che si impichi il crepare per i ricchi no, non ci garba più, e se la Nato chiama, ditele che ripassi, lo sanno pure i sassi, non ci si crede più, se la ragazza chiama, non fatela aspettare, servizio militare solo con lei farò, e se la patria chiama, lasciatela chiamare, oltre le Alpi e il mare, un'altra patria c'è. Il, il mondo cantautorale. È il mondo in cui per primo recepisce un lessico nuovo. Di lì a poco esce La Guerra di Piero di Fabrizio De André. Eh, al Festival dei Due Mondi viene presentata Gorizia Maledetta, eh, che il cui disco sarebbe stato ritirato, e eh, che a un certo punto dice: O vigliacchi, che voi ve ne state con le mogli nei leti, eh, sui letti di lana, schernitori di eh, noi carne umana, maledetti sarete. Eh, um, aspettate che vado più sotto. Questa guerra ci insegna a punir. Sono i, i generali che vengono chiamati vigliacchi, quindi anche con un ribaltamento rispetto appunto alla lettera ai cappellani. E pensate, di lì a poco i gufi avrebbero composto un'ave maria antimilitarista. Eh, cioè il mondo cantautorale prende un lessico eh, e in qualche modo lo trasmette alle nuove generazioni. E l'obiezione di coscienza allora prende que questo nuovo lessico e diventa un fatto antimilitarista collettivo, che vede l'obiezione di coscienza come parte della lotta di classe. E la lotta portata avanti nelle fabbriche eh, o nella scuola, per i giovani del 68, contempla anche un rifiuto dell'autoritarismo dell'esercito, con una lettura fortemente anti-autoritaria. E questo. Dipende anche dal fatto che l'esercito reprime i moti popolari, eh, ha un armamento che sembra più adatto che non a respingere il nemico che viene da fuori a, a quello che viene individuato come il nemico di classe all'interno e soprattutto insegna all'obbedienza, eh, insegna a restare sotto un, eh, un, un, una certa serie di rapporti gerarchici. Eh, questo è l'elemento che caratterizza il lessico della nuova obiezione. E questa nuova obiezione avrebbe appunto avuto dei collettivi di obiettori, di cui penso poi vi parlerà eh, Alberto Trevisan, e avrebbe portato avanti anche delle manifestazioni che sono sempre più evidenti. Guardate, per esempio, come cambiano. Ehm, come cambiano anche il, il, eh, il modo di eh, fare obiezione. Qui è Roberto Ciccio Messere che brucia la cartolina precetto, eh, utilizzando un gesto proprio dei giovani del Vietnam. Questa è una manifestazione del 68 per un obiettore di Rovigo, Enzo Bellettato, cattolico. Guardate i vestiti, guardate la marcia antimilitarista del 72, come sono cambiati, come è cambiato anche il modo. E poi i Sitin eh, proprio durante le marce antimilitariste, che avevano un passaggio importante a Peschiera del Garda, eh, come momento in cui si faceva riflessione collettiva. Qui eh, da, da Peschiera del Garda al Vaticano si marcia vestiti da carcerati. Questa è una manifestazione del '71. E poi le, le, le vignette, un generale che mangia uomini e defeca soldati operai. Eh, cappellani militari ehm, e via dicendo: questo cambia il modo. L'altro elemento è che gli obiettori di coscienza andando in carcere militare scrivono dei diari: sono il diario di Pizzola, di Alberto Trevisan, eh, di Ceccio Messere, eh, di Minnella, che raccontano la situazione delle carceri militari. E non è più soltanto raccontarlo dal punto di vista degli obiettori, ma è raccontare anche quell'altra umanità con cui loro entrano in contatto che sono persone spesso soldati semplici che sono stati condannati perché magari era freddo, era inverno ed erano entrati un attimo a riscaldarsi. C'erano anche criminali, eh, nelle, nelle carceri militari c'era tanta cosa, c'erano anche eh, i criminali tedeschi, Herbert Kapler e Raeder, quelli che avevano fatto gli eccidi di eh, Marzabotto e delle Fosse Ardeatine. E questo movimento unito al fatto anche che la Chiesa Cattolica aderisce via via sempre di più all'obiezione di coscienza, nel 65 l'aveva riconosciuto nella Gaudium et Spes, porta a al riconoscimento dell'obiezione di coscienza che passa anche attraverso questi momenti. Qui vediamo eh, Enzo Bellettato portati via da, da alcuni agenti in Borghese. E poi nel 68 più o meno la situazione è la stessa, con alcuni interventi che talvolta reprimono le manifestazioni. Una delle più dure avviene a Piazza dei Signori a Vicenza, anche qui Alberto Trevisan è stato uno dei protagonisti, con una repressione durissima e, e, con, e violenza a senso unico, perché poi le manifestazioni per l'obiezione di coscienza aderiscono. Nel metodo alla non violenza e eh, insieme al diciamo a, um, eh, ai, eh, ai carabinieri, gli altri interventi sono quelli dei neofascisti che in alcuni casi intervengono contro gli obiettori. Eh, colpendoli anche, eh, producendo in alcuni casi ricoveri in ospedale. Mi sembra interessante questo ehm, cartello che appare durante la marcia antimilitarista in piazza delle Verdure Morte, in, in occasione della farsetta milita, antimilitarista, offerta speciale di finocchi drogati. Perché? Perché questo cartello ci racconta tre cose. In primo luogo, che uno delle, eh, dei refrain dell'estrema destra nel demonizzare l'obiezione di coscienza è che gli obiettori non fossero veri uomini. E quindi in realtà l'obiezione di coscienza andava anche a intervenire su quell'idea del maschio eroe, un, un, un concetto del maschile eh, molto proiettato al fatto che il maschio deve combattere. E questo è, è, è proprio evidente in questo caso. L'altro elemento è che era sostenuta dal partito radicale che di lì a poco avrebbe sostenuto il movimento del fronte eh, omosessuale del fuori e eh, sosteneva la liberalizzazione delle droghe leggere. Ma l'altro elemento interessante che mi interessa, che mi piace ricordare in questo momento, è che accanto agli obiettori, e qui è, è un qualcosa a cui si arriva molto dopo, ci sono donne che anche qui a Padova, penso Claudia Bernacchi, eh, Giuliano Ortolan, che si mobilitano per riconoscimento dell'obiezione di coscienza, e attraverso una successiva riflessione che soprattutto approda Comiso, al campo di Comiso la ragnatela che eh, a sua volta riprendeva esperienze eh, inglesi, riflette sul fatto che patriarcato ed esercito avessero entrambi delle strutture gerarchiche, che in qualche modo l'esercito sembrasse riprodurre una struttura patriarcale. E allora il femminismo inizia anche a riflettere su quello su cui gli obiettori, lo posso dire, non avevano fino a quel momento riflettuto, cioè sul fatto che in realtà c'era tutta una società che era costruita in forme... Gerarchiche, e viene proprio dalle donne, attraverso la riflessione sulla violenza portata dalle armi, come poi vi fosse un'altra violenza o un'altra diseguaglianza di genere. Il campo di Comiso, da questo punto di vista, è un grande laboratorio di riflessione a cui si arriverà dieci anni dopo. Concludo con il video, vi faccio vedere alcuni spezzoni per dirvi come si arriva alla legge. Alla legge si arriva con un digiuno, un digiuno portato avanti da due radicali, eh, Gardin e, mm, e Pannella. E, mm, e qui eh, Alberto Gardin racconta quel digiuno. Un attimo se mi parte. met neem Eh ah, no, sì. ah, interromperei. Come esco perché dovrei interromperlo? Dovrei interromperlo. Come Ah, sì, ok. Allora... Con questo digiuno portato avanti da Gardina e Pannella si arriva alla legge, una legge molto insufficiente in cui eh, gli obiettori avevano, eh, dipendevano dal Ministero della Difesa e, e mh, avevano una durata più lunga, il servizio civile di otto mesi rispetto al servizio militare. Soprattutto c'era una commissione che stabiliva quali obiettori erano autentici e altri no. E quindi comincia una lotta per cambiare la legge. E vi faccio vedere ultimi due video. Uno eh, di Franco Rigosi, che è il primo giovane in servizio civile in Italia, tra i primi, quelli della prima mandata, eh, che racconta qualcosa di la lega degli obiettori di coscienza che era nata proprio con l'obiettivo di eh, modificare la legge. Ascoltiamo tanto. Il, questa riflessione su che cosa deve essere il servizio civile, quella che nasce dopo il riconoscimento della legge e che mi sembra importante perché ci riporta una dimensione sul rapporto tra servizio civile, antimilitarismo e non violenza, e dall'altra, però, il creare un servizio civile che non fosse sostituzione di posti di lavoro. Vi faccio sentire l'ultima testimonianza che invece riguarda proprio la lotta per cambiare la legge. Ed è di Sandro Gozzo, un autoriduttore, che, col suo, eh, con la sua azione di autoridursi il servizio militare, eh, il servizio civile, scusatemi, di eh, rispetto agli otto mesi in più, eh, seguito da altri, in particolare Silverio Cappuzzo, eh, Antonio De Filippis, eh, ha portato al riconoscimento da parte della Corte Costituzionale che servizio civile e servizio militare erano forme equivalenti di difendere la patria. E quindi un autoriduttore che si autoriduce il servizio eh, civile andando in carcere, non con eh, cosa leggera, ma è una forma di protesta, di obiezione che rimane dentro anche dopo il riconoscimento della legge, che avrebbe dato frutti. Sentite la sua testimonianza. E questo elemento, eh, tutti devono poterlo fare, è un po' quello che ci porta al servizio civile attuale, cioè l'idea che tutti possano farlo e nasce da queste proteste. Ora, queste interviste fanno parte di un progetto, e, e concludo che eh, stiamo realizzando con l'associazione Il Portico, di raccogliere memorie eh, di obiettori. E a, a raccogliere queste memorie sono ragazzi e ragazzi in servizio civile. Quindi chiederei a Giulia Favaretto, che ha realizzato l'intervista, eh, a um, eh, Franco Rigosi e altre, eh, di intervenire. E ce ne sono altre di interviste che stiamo raccogliendo, in particolare non le abbiamo ancora montate, una che mi sembra interessantissima del Mir di Padova, eh, con Renato Cescon, Sergio Bergami, Alfeo Merlin, perché? perché a Padova nasce la commissione eh, domande respinte e nasce dentro il Mir di Padova che si prendeva carico di quegli obiettori che avevano domande respinte e li seguiva nell'iter locale. E quando vi dicevo Padova è un fulcro per tante cose, uno dei motivi per cui un fulcro è anche il fatto che c'è stato il Mir di Padova. Chiedo solo a Giulia una battuta su, secondo lei, perché è importante fare, no, no, vieni qua. Vieni. Eh, cioè, perché cosa può dire a un ragazzo in servizio civile raccogliere queste memorie? E, allora, io devo dire che prima di iniziare il servizio civile non mi ero mai informata troppo, sinceramente, su questo mondo, e appunto avendo anche la possibilità di poter intervistare e magari non solamente pormi delle domande, cercarle su internet e trovare la risposta, ma appunto avendo la possibilità di eh, intervistare queste persone che comunque hanno fatto del bene, si sono mosse, hanno lottato per il bene della comunità, andando anche contro pregiudizi perché alla fine. Ho avuto la possibilità di ascoltare mh, delle storie di persone che comunque sono state criticate anche magari dai genitori o comunque sono state escluse da attività perché hanno scelto questa, di fare questa, questa cosa. È stato bellissimo perché mh, diciamo che ho potuto pormi delle domande e avere la risposta direttamente in prima persona da, da queste persone e spero appunto che con, questo, con questi video... Anche dei i miei comunque coetanei, o comunque le persone che verranno dopo di me, possano porsi delle domande e avere delle risposte come ho fatto io. Ecco questo. Grazie. Grazie. grazie, grazie a Marco Labate. Gli dobbiamo un applauso per questa brillante. Per questa brillante presentazione che, che ci ha fatto sulla storia dell'obiezione di coscienza, l'avremmo ascoltato ancora per molto tempo, era un piacere. E, insomma, è un libro, come dicevo all'inizio, un'altra parte all'obiezione di coscienza nell'Italia repubblicana è un libro che ricostruisce la storia del nostro Paese dalla parte degli obiettori dalla parte di chi subiva la violazione dei diritti umani. Quindi è veramente una lettura storica molto molto challenge, molto sfidante, inedita, inedita, ecco, non c'è nel nostro paese un libro che ricostruisce la nostra storia dal dopoguerra, dal secondo dopoguerra al 1972, appunto, partendo dai, dai diritti umani e l'idea di patria, come diceva bene il professor Labate, no? richiamando autorevoli testimoni, l'idea di patria è superata no? e, e, e questo ce lo dice anche il paradigma dei diritti umani: i diritti umani non hanno confine. No, quindi c'era un'interpretazione già allora no, della cultura dei diritti umani che, che si andava sviluppando nel nostro paese proprio partendo da quell'articolo 18 no, che riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e, e, e di religione. E, e come ha sottolineato bene il professor Labate, eh, no, C'è questo collegamento stretto tra eh, l'approvazione della 772 e, e poi lo sviluppo della cultura politica del movimento pacifista, non violento, antimilitarista nel nostro paese con il campo di Comiso. No? Siamo all'inizio degli anni Ottanta, eh, quindi siamo ancora in piena guerra fredda. E, e dove la repressione, la repressione poliziesca in quel campo fu durissima di fronte a, a, ad azioni non violente che eh, si svolgevano durante tutta la giornata attorno a quella base che avrebbe dovuto ospitare i missili Cruise e Pershing no? che gli americani, la Nato voleva installare nel nostro, nel nostro paese. E poi le manifestazioni eh, disarmiste degli anni Ottanta. No? Eh, insomma, eh, insomma, quello che voglio dire è che la, le, le radici no, di questa cultura pacifista e non violenta di oggi stanno eh, proprio nelle azioni degli obiettori di coscienza che eh, hanno subito il carcere, l'umiliazione per eh, esercitare il loro diritto fondamentale. E, e, e quindi ora diamo la parola ad Alberto Labate, eh, eh, scusa eh, lapsus, diamo la parola ad Alberto Trevisan, eh, te, appunto obiettore di coscienza eh, della, nostra, della, nostra, della nostra città. Alberto a te ricordo ora che abbiamo 10 dieci... vi prego di stare nei tempi a testa alberto a te la parola eh. devi accendere il microfono alberto gentilmente devi schiacciare il lapsus mi piace perché come prima considerazione ehm... Io devo una, un ringraziamento particolare a, a Marco Labbate, perché sostanzialmente lui, con questo lavoro certosino, eccetera, ci dà la possibilità di capire che cos'era l'obiezione di coscienza. Prima, il termine obiezione di coscienza non era quasi conosciuto e non era neppure previsto nell'ambito del codice eh, militare. Noi eravamo condannati non come obiettori di coscienza, non come reintenti, non come disertori, ma come disobbedienti. Articolo 173 o persone che non rispondevano alla chiamata. E quindi questa idea dell'obiezione di coscienza era proprio un, diciamo, un, un modo che la società nu, non capiva. Non capiva perché mai eh, di questo, eh, a parte i casi citati in maniera molto precisa da Marco Labate e quindi durante anche le guerre, eccetera, non era conosciuta. E, e da lì è partito uh, il discorso, il, il problema dell'obiezione di coscienza. È partito da Pietro Pinna, il primo obiettore di coscienza del 1949 o 48, adesso non ricordo. E da Pietro Pinna, ai giovani che ci sono qui, lega un filo rosso che è passato attraverso le obiezioni individuali attraverso le obiezioni collettive attraverso altri tipi di obiezioni l'obiezione fiscale la riconversione delle spese militari in spese civili nell'opposizione appena richiamata dal professor Mascia all'installazione dei missili a Comiso dei missili Cruise in Italia i missili Pershing in Germania e questo è frutto di una scelta di persone che hanno deciso di abbracciare questa teoria che era poco conosciuta. Marco Labbate ha proprio sottolineato come ci siano stati periodi in cui sia gli obiettori, sia l'obiezione di coscienza praticamente non era presente nella realtà mh, sociale. Poi devo dire anche una cosa, io quando è uscito questo libro. E prima del libro avevo letto le sue le sue, diciamo, copie, eccetera, che erano molto, molto più vistose del libro che poi ha pubblicato. Ho fatto un salto di gioia, ve lo dico, perché non avevamo, come diceva il professor Mascia non avevamo un libro in cui veniva detto in maniera chiara che cos'era l'obiezione di coscienza nell'Italia repubblicana. E la ricerca così puntuale di Marco Labbate, insomma, mi ha fatto veramente piacere, perché adesso, dopo tanti anni, eccetera, che sono 50, possiamo con orgoglio... Ecco, dire che cosa è stata l'obiezione di coscienza, dove è nata, che cosa ha prodotto e perché l'obiezione di coscienza è ancora attuale. Attuale perché dall'obiezione di coscienza nascono dei movimenti che sono quelli del volontariato, sono quelli soprattutto del servizio civile con la prospettiva di un servizio civile europeo, dove nascono eh, le cose più belle che soprattutto eh, le nuove generazioni dovrebbero, io penso non solo dovrebbero, che stanno eh, acquisendo in maniera molto, molto precisa, con l'aiuto anche delle istituzioni. Io sarò anche molto breve, nel senso che sia per il tempo, giustamente, anche perché la, la mia storia è abbastanza conosciuta e quindi è inutile eh, ripeterla. È stata raccontata in uh, due libri, il primo tra l'altro è stato il primo libro pubblicato in Italia con il resoconto completo di un processo militare che è avvenuto il 26 eh, maggio a Padova. Con la città completamente blindata per la mobilitazione di tutti gli studenti e grazie a un escamotaggio con i vecchi magnetofoni della Gelosa è stato registrato questo processo e poi eh, attraverso l'altro libro che è mh, proprio la storia mh, della mia obiezione di coscienza, dal titolo Storia di un obiettore di coscienza. Per cui credo che molti eh, l'abbiano letto e quindi do quasi per mh, acquisita questa, mh, questa mia narrazione. Però mai avrei pensato, mh, dopo 50 anni, di questa sala meravigliosa che Marco ha ricordato, eccetera, come segno del massimo eh, della cultura di un centro come l'Università di Padova, mai avrei pensato che eh, oggi ci trovassimo qui assieme ad amici che sono in sala, è stato citato Sandro Gozzo, che c'è, è stata citata la Giuliana che c'è, è stato eh, citato l'onorevole Francanzani che c'è, che è al mio fianco, e quindi tutte le persone che in questo movimento hanno portato la loro parte si sono trovate a 50 anni dall'obiezione di coscienza. E una prima eh, riflessione è questa, che non è facile eh, dopo 50 anni ricordare, fare memoria di un argomento che anche ai tempi miei era anche difficile eh, capire. E quindi essere assieme qui con amici, operatori di pace, volontari in servizio civile, altri impegnati nel volontariato e molti eh, altri costruttori di pace e difensori dei diritti umani, per me è la mh, gratificazione più grande che potrei avere. E quindi forte anche l'emozione, probabilmente la, la capirete soprattutto in due momenti di questa breve relazione che cerco di mh, mantenere nei tempi e non a caso l'ho scritta perché chi mi conosce sa che tendo a <ride> aprire, ci direbbe adesso, dei link eh, che mh, farebbero in modo che la relazione andasse oltre i, i tempi. Quindi è forte l'emozione e il ricordo eh, di un vissuto incerto, perché non sapevo dove mi avrebbe portato, ma con la certezza che quello che Aldo Capitini, in maniera molto semplice, con tre parole, che sono la caratteristica delle persone grandi, delle persone che vedono oltre, eccetera, aveva detto ad ognuno di fare qualcosa, io giungo per la pace e con questo no, slogan è brutto, ma con questa idea sapevo che dovevo portare eh, avanti sino in fondo sino in fondo questo questo invito, questa profonda convinzione. E tutto cominciò il 9 giugno del 1970 ero alla stazione ferroviaria di Padova assieme al mio più caro amico Giacomo Secco e ringrazio Marco, di aver proiettato forse la migliore obiezione di coscienza che c'è stato, perché curata, perché riflettuta fino all'ultima virgola e che purtroppo non è qui con noi perché da poco tempo ci ha lasciato. Avevo una piccola borsa, qualche spicciolo in tasca, perché dicevo tanto in carcere no? che si fanno eh, grossi acquisti. Ma soprattutto, e purtroppo, avevo quella cartolina militare che raggiungeva in ogni dove migliaia di eh, giovani per servire le, le armi in patria. Nel paesino più sperso della Sardegna, della Sicilia, della Calabria, eccetera, non segnato addirittura nella carta geografica, questa cartolina arrivava puntuale e quindi chiamava ogni anno più di 200.000 giovani a servire eh, la patria in armi. Però non sapevo dove la mia scelta di obiettore di coscienza mi avrebbe portato. Sapevo, ma... Non la immaginavo. Non potevo immaginare le tappe, i luoghi, i tempi, le persone, gli incontri, i dolori, le gioie, i processi, le carcerazioni, il licenziamento veramente sofferto dal lavoro, i pignoramenti per le spese dei processi, le denunce dei vari eh, tribunali civili che abbiamo avuto per istigazione dei militari a disobbedire le leggi e così via per molti anni. Tutto con tre processi, tre carcerazioni, Forte Borcea, Peschiera del Garda, Gaeta, dove è stato ricordato erano detenuti addirittura Kappler e Reder, il responsabile delle fosse ardeatine e del dell'intera dell paese di Marzabotto e così per molti anni. Tutto con tre processi, tre carcerazioni, quasi due anni di carcere, altrettanti di latitanza, ma una latitanza che serviva e mi portava ogni sera quasi a sensibilizzare i giovani. All'importanza delle obiezioni di coscienza. e La non violenza insegna che è importante avvisare le manifestazioni che si fanno. Per cui giornali, eh, polizia, Digos, eccetera, sapevano benissimo dove ero quella sera. Però per mesi eh, mi hanno lasciato, eh, diciamo, portare avanti il mio discorso se non eh, in un primo arresto avvenuto di, a San Giorgio delle Pertiche e come ricordava ricordava Marco a Vicenza il 7, il 7 maggio eh, in maniera molto molto violenta sia nei miei confronti e sia nei confronti di altri giovani, due dei quali vennero anche arrestati. Per ah, allora in fretta, e, ci sono però due cose che non posso. Non posso mazzo, ci sono due cose che non posso eh, non dire, perché sono le due cose fondamentali che mi hanno portato a continuare la mia, la mia obiezione di coscienza, e sono dovute a. Una cartolina, non una cartolina, una poesia che leggo in fretta che mia mamma. Io ho avuto dei genitori maestri di libertà, tra l'altro, io sono il terzo di dieci fratelli. Che mi mandò in carcere tra la prima e la seconda obiezione, che è il momento in cui uno decide se andare avanti o fermarsi. Diceva così: Bene, figliolo era un poeta afroamericano. Afro Bene, figliolo, te lo dirò, la vita per me non è stata una scala di cristallo, ci furono chiodi e schegge ed assi sconnesse e tratti senza tappeti sul pavimento nudo, ma per tutto il tempo seguitai a salire e giusti, raggiunsi pianerottoli e voltai angoli e qualche volta camminai nel buio. Dove non c'era spiraglio di luce. Così ragazzo, così Alberto, non tornare indietro, non, non fermarti sui gradini, perché trovi ardua l'ascesa. Non cadere ora, perché io vado avanti, amore mio, continuo a salire. Voi capite che con questa lettera, con questa poesia, io non ho avuto dubbi, sono uscito e, e poco dopo. Ho ricevuto eh, l'ennesima cartone Finisco perché questo è molto importante, riguarda Pietro Pinna, quando di fronte a molti giovani lui dice, se non vogliamo, dopo discussioni su metodi di guerra, di pace, sfarcellarsi in quel tragico epilogo prima che in quella voragine mortale ci si trovi, in un silenzio ghiacciato dove ogni voce suona ormai assurda, pietrificata e vacua, non vi sia che da pronunciare una sola parola. No alla guerra, ad ogni guerra fatta da chiunque e per qualsiasi ragione. Ed è quello che, secondo me, Gino Strada sosteneva. Ecco, per questo io chiedo un applauso assieme a tutto eh, il lavoro. Di un compagno di viaggio che per 40 anni ho avuto a fianco, Don Giovanni Nervo, ha contribuito a fare dell'obiezione di coscienza una scelta, come diceva Marco, all'interno dei diritti umani. Grazie. Grazie ad Alberto Trevisan per aver portato la sua testimonianza di obiettore di coscienza. Obiettore di coscienza si resta, uno non è ex obiettore, siamo vero obiettori di coscienza. I tempi sono purtroppo sono un po' stretti, ora siamo leggermente in ritardo. Do subito la parola a Lorena Gobbi. Eh, che ha fatto un anno di volontariato sociale aperto alle donne eh, dalla, dalla Caritas, la Caritas italiana. No? Poi è la prima ente di servizio civile, diremo oggi, no? che eh, promuove il servizio civile all'indomani della 772. A te la parola, Lorenzo. Cercherò mi aiuti nei tempi. Sì, io <ride> okay, grazie. E intanto volevo ringraziare il professor Mascia per l'occasione e l'università e il coordinamento spontaneo degli enti di servizio civile dei volontari per questo momento. E un po' perché forse è la prima occasione per me personalmente, ma anche che un, un evento celebrativo c'è uno spazio, anche effettivamente per ricordare l'anno di volontariato sociale. Penso che un po' in tutti i percorsi storici che vengono fatti in qualche modo ci si dimentica o non si dà l'importanza um, che ha e che è stata questa esperienza. E che è proprio un'esperienza che in qualche modo ha fondato le caratteristiche del servizio civile, come fosse stata la prima esperienza di servizio civile. È nata in un momento particolare, cioè la proposta dell'anno di volontariato sociale si è iniziato a parlare all'interno della Caritas, proprio all'interno di un convegno, un convegno in cui si parlava di evangelizzazione e di promozione umana. E qui si riporta il contesto in cui è nata questa esperienza, in cui si è iniziato ad abbozzare come poteva essere strutturata ma in cui l'elemento importante, forse è questo che ha un po', secondo me, ehm, è stato parallelo all'obiezione di coscienza, che si parla di evangelizzazione ma come espressione di servizio, come qualcosa di concreto, qualcosa in cui ci si può mettere a disposizione. E l'evangelizzazione però porta con sé l'attenzione alle persone più povere, alle persone che non hanno voce, alle persone che in qualche modo non hanno famiglia, non hanno dei diritti. E anche qui andiamo verso un servizio civile che non guarda più a una motivazione personale, ma che diventa in qualche modo impegno per creare un mondo migliore. E per me, beh, la prima esperienza di, di servizio civile, di anno di volontariato sociale, è nata da... Quindi, no, il tuo territorio è un territorio ricco, non a caso, probabilmente anche la manifestazione è stata importante a Vicenza, con quattro ragazze che nell'81 hanno deciso di provare questa esperienza, che voleva dire mettersi a disposizione per un anno, completamente in maniera gratuita, in cui la Caritas a questa opportunità di servizio dava anche in qualche modo. Era obbligatorio, ma mh, mi viene da dire l'opportunità di poter vivere anche un'esperienza di vita comunitaria. Quindi chi sceglieva di fare l'anno di volontariato sociale condivideva, e qui la parola che abbiamo usato come occasione di oggi è condivisione e confronto. Quindi qua ritrovo l'attualità di quell'esperienza, no? Un'esperienza che ti mette non solo uh, di fronte a quello che è la collettività, a quello che è il bisogno dell'altro, a quello che io posso mettere a disposizione, ma l'elemento in più è che lo posso condividere. E questo lo ritrovo oggi nel servizio civile, eh, in questo senso, intanto per me è stata l'occasione, io ho fatto nel, nel 92, 92-93, la mia esperienza di anno di volontariato sociale, all'interno di una comunità per tossicodipendenti donne perché qui l'attenzione era comunque a quelle persone che avevano più difficoltà che oltre ad avere il problema della tossicodipendenza erano anche tutte mamme e io avevo 22 anni quindi proprio di figli di bambini di tossicodipendenza ne sapevo veramente poco e perché sono arrivata a fare questa scelta? Un po' perché ero inserita all'interno dell'azione cattolica, facevo l'animatrice, vi dicendo, ma sentivo molto parlare di valori, quindi di solidarietà, di aiuto agli altri, di mettersi in gioco e non riuscivo a trovare nella mia vita in quel momento, io lavoravo già da tre anni, e non riuscivo a trovare la concretezza, cioè come poter effettivamente dare espressione a questi valori e cosa potevano effettivamente portare e a quale cambiamento potevano portare. E quindi per me è stata proprio quella scelta: cercare di rendere concreto qualcosa, il, il credere che era possibile portare dei cambiamenti. E. Uh, non sono andati in carcere assolutamente, ma non ho avuto neanche il consenso intorno, cioè, nel senso che comunque, e qui no, perché tu non sei mica un uomo, non hai l'obbligo, perché vai a fare questa cosa? Chi te lo fa fare? Eh, perché lasci un lavoro ben retribuito e, e per me era. Fondamentale, cioè non riuscivo a dire di no in quel momento, era un sì pieno, un sì che non era però uh, appoggiato da chi avevo intorno, quindi non è stato semplice. Quindi faccio un passo tra passato, presente e futuro: per me, nel momento in cui vengono candidati a fare domanda di servizio civile. E non devono rinunciare a studiare, non devono rinunciare al lavoro che hanno, ma si impegnano anche per fare servizio civile. È una conquista, è veramente un passo che è stato fatto. Eh, la legge ha portato quelle che erano le criticità, ha dato una svolta, ha reso possibile quello che dicevi tu, Sandro: il servizio civile è per tutti. È un impegno di tutti e mi piace quello che nell'intervista sottolineavi. Eh. Qualcosa c'è un cambiamento, non a caso, chi si avvicina al servizio civile, e questo me lo confermano insomma i volontari che sono oggi presenti. Spesso arrivano a fare questa esperienza perché hanno sentito qualcuno che ha fatto il servizio civile, eh, e questo diventa prezioso. Quindi, è fondamentale oggi, penso, promuovere incontri, promuovere condivisione. Promuovere questa necessità di poter fare qualcosa nel piccolo, ma che possa creare un cambiamento. E, è stato per me interessante ieri sera, un po' ho riaperto uno scatolone di fotografie che <ride> mi viene da ridere perché effettivamente, a parte che ero proprio una giovincella, <ride> Uh, vedevo effettivamente, ripercorrevo queste foto e ripercorrevo quelli che erano poi stati i momenti significativi della mia esperienza, no? Il fatto di poter condividere la giornata con delle persone che avevano delle storie veramente lontane dalla mia, ma capire cos'era la sofferenza di una madre tossicodipendente, non vedere i figli, dover riacquistare la propria dignità, la propria anche capacità di accogliere un figlio e di farlo crescere. E è forte uh, quando qualcuno ti dice io usavo i soldi per farmi una dose, indipendentemente che mio figlio era a fianco, piangeva e aveva bisogno del latte, non lo vedevo. E quindi... L'idea che oggi il servizio civile ci possa in qualche modo avvicinare a delle esperienze e rendere più sensibili, rendere comunque la capacità di entrare in quello che è la sofferenza, la difficoltà, il diritto di un'altra persona, penso che sia veramente fondamentale e che deve essere aperto veramente a più persone possibili. E questo è stato il mio servizio. Dall'altro, accanto, non nego che è stato effettivamente fondamentale che fosse un'esperienza parallela all'obiezione di coscienza, perché questo mi ha permesso comunque di avvicinarmi a delle tematiche, ad altre persone che vivevano quell'esperienza. No? Quindi era molto parallela. La formazione che veniva garantita durante l'anno di volontariato sociale era la formazione spesso fatta insieme agli obiettori e quindi si parlava della non violenza, della legge, del, di cosa voleva dire in qualche modo promuovere la pace, cosa era in quel momento. E quindi anche qua ritrovo l'importanza no, della formazione, non a caso penso che sia una delle tematiche del mio lavoro che, in cui ci tengo di più, cerco che sia fatta in un certo modo. E, il più aperta possibile ma perché per prima io ho vissuto l'importanza di cosa voleva dire potersi fermare rispetto al fare e poter avere degli spazi per condividere per riflettere per porsi dei dubbi ho finito no quasi finito l'ultima l'ultima che penso che era una cosa Uh, che dovremmo recuperare nel servizio civile, quindi porto anche un recupero è il fatto che nell'anno di volontariato sociale era uh, nell'esperienza un tempo era dato a sensibilizzare il territorio, cioè io avevo una mattina alla settimana in cui si andava nelle scuole con altri uh, obiettori, con altre ragazze che facevano la mia esperienza e si, lavoravano, si lavorava, si proponeva la pace, si proponeva la non violenza, si proponeva la solidarietà già a partire da quelli che erano i centri aggregativi, quindi alle medie, ai gruppi parrocchiali, alle associazioni ed era qualcosa che era strutturato all'interno del, del servizio. Quindi l'attenzione a sensibilizzare, a portare voce a questa esperienza, e qui l'invito ai volontari presenti, oltre che a noi enti, è proprio quello di continuare a far condividere questa esperienza, perché è in evoluzione, è qualcosa che si sta modificando. Grazie. 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 È anche utile ricordare che oggi eh, più del 60% dei giovani che scelgono di fare il servizio civile sono donne. Non a no, caso. Non a caso. Ora chiudiamo questa prima parte eh, del nostro incontro di oggi eh, sulla 772. Eh, con l'intervento dell'onorevole Carlo Fracanzani che è stato membro del Parlamento italiano dal 1968 al 1994 e lo introduco con questa eh, frase, questo pensiero eh, di Marco Labbate eh, che ritrovo nel suo libro che oggi stiamo... Anche presentando, dice così: gli obiettori si muovono e, e, e questo, questo testo riprende un po' molto bene, secondo me, la riflessione di Alberto Trevisan. Eh, dice così: gli obiettori si muovono in un aggregato di luoghi senza tempo. Separati dall'ordinamento democratico, disciplinati da regolamenti immutabili, la caserma, il carcere, il tribunale militare. All'immobilità dell'ambiente militare si affianca la compassata mobilità di governi e parlamenti, che, alla maniera di un trasformatore di energia, abbassano drasticamente il voltaggio delle sollecitazioni della società civile. Non mancano nei partiti socialisti o nella sinistra democristiana singoli esponenti di cui l'onorevole Fracanzani era parte, che in tempi diversi sostengono il riconoscimento dell'obiezione, ma nessuno di questi intacca sensibilmente l'equilibrio instaurato tra esercito ed esecutivo. Onorevole Fracanzani, a lei la parola e grazie di essere qui con noi oggi. Ricordo anche... Come diceva il professor Mascia, sono stato eletto alla Camera tanti, tanti anni fa, ancora nel 1968. Però il mio interesse, l'attenzione per il tema dell'obiezione di coscienza era anche precedente a questa data, frequentando il mondo giovanile frequentando anche degli obiettori. E c'era in me questa convinzione di una gravità che l'Italia, sola con un altro paese, la Svizzera, sola, soli questi due paesi, a non avere ancora il riconoscimento dell'obiezione di coscienza tra tutti i paesi. Allora democratici in Europa, cosa grave in sé, ma grave anche per le molteplici pesanti conseguenze che comportava. Basti riflettere solo su una, di cui è eh, testimone Alberto Trevisan, che un obiettore che coerentemente portava avanti. La sua, il suo convincimento anche dopo una prima condanna poteva subire ulteriori condanne successivamente, un trattamento più pesante di autori di reati comuni. E quindi quando ci fu l'elezione, il mio pensiero e di altri colleghi con cui avevo rapporti quello di assumere un'iniziativa, una proposta legislativa per tentare di eh, dare una risposta appunto normativa a questo problema. E però anche eh, l'idea che eh, questa risposta non poteva essere data immediatamente solo sulla base dei nostri convincimenti personali. Noi desideriamo fare una cosa seria e perciò non a tavolino, ma ascoltando, ascoltando tanto tutti i mondi interessati. E perciò, su questa linea, abbiamo ascoltato gli obiettori, di qualcuno di questi sono stato anche difensore in giudizio. Abbiamo ascoltato tanti, tanti giovani particolarmente di quelli che in quegli anni aspiravano, sollecitavano un ordinamento mondiale ispirato alla pace, alla non violenza, alla solidarietà. Incontri avvenuti nelle occasioni più diverse, convegni, seminari, anche marce, ricordo la marcia di Capodanno di fronte al carcere militare di Peschiera. Poi oltre che gli incontri con i giovani, incontri anche con le associazioni interessate a questa tematica. Sarebbero tante per amore di tempo ne voglio ricordare due. Una è stata citata dal professor Labate, la Lega per l'obiezione di coscienza. La seconda Pax Christi, di cui era splendido rappresentante Monsignor Bettazzi, vescovo di Brea, portatore di intelligenti intuizioni che erano anche animate eh, dello spirito, dall'aria nuova del concilio di cui era stato, eh, presente, a cui era stato presente Monsignor Bettazzi e naturalmente incontri eh, con parlamentari che avevano lo stesso interesse per la tematica dell'obiezione di coscienza. Eh, tra questi eh, Marcora, eh, di cui, con cui ho avuto una grande amicizia, oltre che il, perse il perseguimento del comune obiettivo sull'opinione di, di coscienza, anche se con alcuni aspetti diversi nell'approccio a tale tematica, ma incontri con parlamentari anche di altri partiti, perché io ho sempre avuto la convinzione che era essenziale in politica il dialogo e il confronto con persone di altra estrazione culturale e politica. E in particolare vorrei ricordarne tre. Leglio Basso, Anderlini, Magnani Noia. E poi eh, incontro con due persone particolari con cui ho avuto la fortuna di una grande frequentazione, di un grande e continuo dialogo sui temi della pace. Giorgio Lapira e Aldo Moro, eh, sono stato anche segretario della commissione esteri Moro nel momento in cui Moro era stato presidente. Quindi eh, sulla base di questi mh, eh, colloqui, sulla base di questi apporti, abbiamo cercato di redigere una proposta non frutto di un lavoro a tavolino, ma frutto appunto di ascolto di dialogo e in questi termini l'abbiamo presentata nell'agosto del 1969. Poi eh, inter sono intervenuti fatti nuovi, a nostro avviso significativi, per cui abbiamo presentato una nuova proposta nel settembre del 1971. Però eh, l'interruzione anticipata della legislatura, ha fatto decadere queste proposte 72, nuova legislatura, nuova proposta, nuova iniziativa parlamentare da parte nostra. E eh, nel dicembre dello stesso anno del '72 alla Camera iniziò l'esame delle proposte di legge in materia. Innanzitutto quella di Marcora che proveniva appunto dal Senato la nostra e alcune altre pure di iniziative. la prima eh, noi ritenevamo che eh, l'opzione dell'obiettore dovesse avere risultato automatico e non avere la trafila attraverso particolarmente attraverso una commissione che doveva avere il potere il ruolo di entrare nel foro interno del giovane né sindacarne eh, in coscienza i convincimenti l'autenticità dei documenti eh, del giovane ci pareva una cosa veramente non, non, non razionale il secondo punto il fatto che eh, mentre il testo che si concluse eh, aveva una penalizzazione per colui che optava per il servizio civile otto mesi in più di quello previsto per il servizio militare, a noi questo sembrava penalizzante e eravamo invece per una parità temporale di servizio militare e civile. Coerentemente, terzo punto di differenziazione, il servizio civile previsto, noi pensavamo radicato. Un ministero diverso da quello della difesa. Quarto ed ultimo punto, eh, noi pensavamo che per quanto riguardava l'opzione, la domanda in materia da parte dell'obiettore, non potesse avere limiti di carattere temporale. Detto questo, è detto che, però, dopo i fatti ci hanno dato ragione. Eh, perché progressivamente tutti questi punti successivamente sono entrati nella nostra legislazione. Vorrei ricordarne solo uno in particolare, e cioè quello della durata del servizio civile pari a quella del servizio militare. La Corte Costituzionale, seppure nel 1989, ci, de ci dette ragione e sancì la... Uh, pari dignità del servizio civile con quello militare e quindi anche evidentemente la parità di durata dei servizi stessi. Però detto questo bisogna dire che in ogni caso la legge che stiamo oggi richiamando segnò un'importante svolta eh, nella legislazione e anche eh, di riflesso nella società italiana. E direi principalmente per tre motivi. Il primo, finalmente, anche se a nostro avviso con alcuni limiti, eh, la legislazione italiana aveva preso in esame e dava una risposta al tema del riconoscimento dell'obiezione di coscienza. Secondo dato importante, che con questa legge si schiudevano le porte delle prigioni agli obiettori. Terzo punto, ecco che poche volte viene eh, richiamato, ma a nostro avviso eh, di grande importanza. Quello che questa legge apriva la strada. Per la prima volta in Italia era previsto il servizio civile. E noi mh, davamo da sempre grande importanza a questo. E non a caso la nostra proposta, mi pare, fu l'unica a avere già nel titolo non solo il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, ma riconoscimento dell'obiezione di coscienza e servizio civile. E poi all'articolo 7, ma non in termini astratti, ma dopo una consultazione. Un confronto con esperti generali della materia e con esperti di specifici servizi civili che ci diedero un importante contributo. Demo anche l'indicazione di come poteva articolarsi il nuovo, il nuovo, il primo servizio civile che veniva adottato in Italia, sia in termini generali sia per eh, mh, settori di carattere specifico e mh, mh, vorrei dire che eh, questo servizio civile come è stato ricordato ha avuto poi finché c'è stata la leva obbligatoria una, una vita parallela a quella e alternativa a quella del servizio militare si. Quando, si. Si. quando quando questa quando questa uh, leva eh, si è conclusa, evidentemente c'è stata una normativa diversa e quella eh, uscita sul servizio civile specifico nel 2001 e successivamente la cosiddetta legge uh, uh, di servizio civile universale del, del 2016. Vorrei dire questo, servizio civile di estrema importanza per la finalità e per l'applicazione, perché le finalità che sono state date a questo servizio civile importantissime, cioè le finalità di difendere in modo non violento la patria, di perseguire la diffusione dei valori, la cultura della pace e poi quello di effettuare dei servizi rilevanti per uh, la co collettività, il che ha portato a, uh, a grandi benefici sia per la stessa società sia per uh, lo Stato che uh, provvedeva a questa iniziativa. Sottolineiamo eh, il servizio civile. Costituisce l'intervento più importante dopo quella dell'istruzione nel rapporto tra Stato e giovani. E con queste finalità, eh, eh, il risultato fu che, eh, nel giro di 20 anni, eh, eh, fecero il servizio civile, soprattutto le donne, eh, 510.000 giovani. E però questo rispetto a richieste di 1.600.000 giovani. E quindi un gap su questo uh, numerico, ma non solo numerico, su questa uh, possibilità di servizio di fronte a un servizio così importante con queste finalità e che aveva portato uh, giovamenti a, alla società stessa per la valorizzazione e la crescita del patrimonio umano di questi giovani, per la crescita generale della comunità in termini di coesione e di solidarietà all'interno dello Stato, essendo previsto anche un servizio verso altri paesi per la promozione della cooperazione e della solidarietà anche da Stato. E poi per i giovani che hanno effettuato il servizio per una loro crescita personale, per una loro formazione, per una loro occupabilità e perché anche così operando effettuavano, realizzavano una, 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 una cittadinanza non solo generica, ma anche una cittadinanza attiva. Cittadinanza attiva in quanto... Promuovevano i valori della Costituzione in quanto svolgevano un servizio eh, di interesse della comunità. È importantissimo, e concludo, una sentenza, un'altra sentenza della Corte Costituzionale del 2015, perché? Perché mentre all'inizio gli organi statali prevedevano. Che questo, a questo servizio potessero accedere soltanto i giovani che avevano cittadinanza italiana e venivano respinte le domande di giovani immigrati. La sentenza decise che eh, potevano aderire, a, a questi, a essere ammessi a questi servizi anche giovani che non avevano la cittadinanza italiana. E quindi giovani immigrati con grandi conseguenze agli effetti eh, dell'integrazione eh, che, che si può immaginare. E così i confini della cittadinanza attiva andavano al di là dei confini della cittadinanza italiana. Siccome questo certo. convegno promosso dal professor Papi, eh, Papisca è eh, non solo di ricordi, ma credo anche di stimolo. Per ehm, quello che si deve fare oggi, quello che si dovrebbe fare nel prossimo futuro, io credo che sarebbe importantissimo eh, eh, annullare il gap tra richiedenti e effettivamente eh, con possibilità di realizzare questo servizio. Nell'aprile di nel, Grazie, eh, sì, 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 sì. No, ecco, volevo dire di volevo finire con questo: nell'aprile di quest'anno la Camera all'unanimità e con parere positivo del Governo ha, ha, ha impegnato il Governo medesimo a far sì che nella prossima finanziaria lo Stato a, a, a preveda finanziamenti adeguati a far sì che tutte le domande per il servizio civile possano essere accolte. Noi ci auguriamo che si dia seguito coerente a questo pronunciamento. Grazie. Grazie. Grazie, grazie onorevole Fracanzani anche per avere alla fine del suo intervento ricordato centrale avuto dalla Corte Costituzionale per il riconoscimento no, eh, del, dell'obiezione di coscienza come diritto fondamentale e del servizio civile come alternativo al servizio militare. La nostra Corte ha svolto un ruolo cruciale eh, eh, dando Quel, quel necessario input alla politica che poi doveva, avrebbe dovuto legiferare in materia. Ora eh, diamo la parola a, a, a Samuele Filippini. Eh, eh, Samuele della comunità Papa Giovarello abbiamo su Zoom e eh, eh, lo voglio introdurre eh, leggendo un altro. Un altro brano del libro di, di Marco, di Marco Labbate eh, dice così. Eh, La vicenda pubblica dell'obiezione in Italia è dunque tutta interna alla storia repubblicana. Germoglia anch'essa eh, dall'intrico di paure e speranze della società del dopoguerra, prima che come esperienza si afferma come cultura sogno dei costruttori, degli inventori che guardano il mondo come un mucchio di rovine da ricreare. Si tratta dei pacifisti che Capitini raccoglie attorno a sé, i primi a definirsi in un congresso del 1948 obiettori di coscienza. Il significato è più ampio del concreto rifiuto dell'obbligo militare. È l'autorappresentazione di un gruppo che afferma la propria indisponibilità a partecipare alla guerra e alla sua preparazione. Bene, la comunità Papa Giovanni XXIII di Don Oreste Benzi. Eh, di cui Samuele Filippini è in questo momento espressione qui nel nostro incontro rappresenta questa scelta forte eh, di obiezione totale non soltanto al servizio militare ma alla guerra e alla sua preparazione. Samuele a te la parola, grazie. Grazie professor Massia, mi sentite? Sì, sì. forte chiaro. e chiaro. Intanto vi ringrazio, è un piacere ascoltare chi mi ha preceduto perché... Da molta forza ogni volta eh, a quella che è stata una storia personale, ma non solo personale, che è condivisa con altri. Eh, mi fa sempre piacere relazionarmi con l'Università di Padova perché, e poi lo spiegherò, eh, siamo i caschi bianchi, il servizio civile all'estero e anche figlio di un impegno congiunto con l'Università di Padova, col professor Mascia e con il professor Papisca, eh, grazie ai quali abbiamo potuto elaborare delle idee, delle proposte che poi sono diventate anche norma, sono diventate legge, sono diventate progetto. Vorrei partire in questo passato, presente futuro dal presente, saltellerò nelle fasce temporali, diciamo così. Il presente è quello che vede, eh, con tutti i limiti che l'onorevole esponeva prima. 50.000 giovani, 60.000 giovani ogni anno fare servizio civile e di questi circa 600-700 andare in attività internazionali. Una cifra che può apparire piccola, ma che è non piccola ed è molto significativa, sia per il valore dei progetti in cui questi giovani sono coinvolti, compagni di chi è in sala, di chi ci sta ascoltando, e non piccola rispetto a quella che è la storia di questa idea di intervenire nei conflitti, di fare cooperazione sui diritti umani, di difendere i più poveri, le vittime di ogni tipo di violenza. E qui faccio il salto indietro. Nella storia che, che stiamo raccontando, che è una bellissima storia, e io ringrazio il professor Labbate per, per lo scritto che ha elaborato, c'è una fase che è quella che vede lo scoppio della guerra in Ex Yugoslavia, prima ancora la guerra del Golfo. Ed è importante perché gli obiettori di coscienza, allora in servizio civile, eh, che avevano cominciato a lavorare anche sulla propria formazione, perché non, non dimentichiamoci che la 772 era una legge fondamentale, ma fortemente limitante e punitiva. La logica della 772 era la limitazione di un fenomeno e diciamo il, con, il contenere quelle che erano delle energie che arrivavano dalla società e dagli obiettori di coscienza rispetto a un'idea diversa di difesa della patria, rispetto a un'idea diversa di impegno sociale. Anche con riferimento al dibattito attuale, si sta parlando di Mininaia, credo che oggi più che mai sia attuale l'idea di una proposta diversa, di idea di società, di idea di conflitto, di idea di non violenza. L'idea di intervento nei conflitti. Ecco, cosa succede? Succede che dopo la guerra nel Golfo, eh, la prima guerra nel Golfo, con lo scoppio della guerra in Ex Jugoslavia, gli obiettori che si interrogavano già da tempo sul tema cosa facciamo noi rispetto alla guerra, oltre alla nostra obiezione di coscienza che abbiamo in Italia, alcuni obiettori di coscienza, dopo aver interpellato, questo è importante, le istituzioni, perché c'è sempre stato. In tutto il movimento, un interpellare la coscienza del paese, la coscienza delle istituzioni e le istituzioni. Emerge la scelta di disobbedire, cioè la disobbedienza come atto pubblico con responsabilità personale, ma condivisa anche con gli enti e con larga parte di un mondo che si è rafforzato negli anni: di disobbedire e di recarsi in quel caso nelle zone di conflitto. Cito per esempio i Beati Costruttori di Pace di Padova, cito eh, i Consorzio Italiano di Solidarietà, la Caritas, le Caritas diocesane che si mossero in maniera collettiva verso l'ex Jugoslavia, la Papa Giovanni con l'Operazione Colomba, che è fondata da obiettori di coscienza e tuttora è attiva in zone di conflitto. Ecco che allora questi obiettori compiono un atto di disobbedienza, un atto pubblico, si recano in ex Jugoslavia, vengono denunciati con varie conseguenze, alcuni sì, alcuni no, anche qui c'era tutta una serie di comportamenti strategicamente punitivi da parte degli allora distretti militari, e negli anni riescono, grazie a questi atti, e stiamo parlando di alcune centinaia di giovani, non stiamo parlando di migliaia, ma centinaia di giovani appoggiati e sostenuti da vari settori politici, della società civile, anche del mondo accademico, come accade con il professor Papisca e il professor Mascia, arrivano ad ottenere nel 98 la prima norma di riforma dell'obiezione di coscienza, con un articolo, l'articolo 9, che poi diventa anche in parte l'articolo 9 della nuova legge del 2001, che consente gli interventi umanitari, di in difesa dei diritti umani, di risoluzione dei conflitti. Ed è un'innovazione enorme, a mio parere, nel sistema giuridico, perché è conseguente da un lato a quella che è stata la sentenza della Corte Costituzionale già citata. Nel contempo, una proposta non solo di impiego del servizio civile, ma una proposta politica forte, ampia. E su questo vorrei fare una sottolineatura. ovvero il servizio civile, e mi sembra che tutti gli interventi lo abbiano, abbiano marcato, ha una forte valenza politica, una forte valenza sociale. È un atto pubblico che porta con sé una trasformazione. E vorrei ricordare in particolare un momento in cui Donoreste si incontrò con il professor Papisca, era il 1993, e stava partendo un primo campo, anche questo termine, no? i campi, no? le tende, i campi, questi atti collettivi molto belli che fanno parte del movimento non violento, e di tutta questa storia di giovani e di giovani, donne e uomini, ovvero nel 1993 a Falconara si incontrano Donoreste il professor Papiska e i caschi bianchi sono in partenza per la Jugoslavia e il professor Papiska tratteggia già alcuni elementi fondamentali di quella che secondo me è una storia. Cosa dice il professor Papiska mi piace ricordarlo, dice che l'obiezione di coscienza è un diritto umano fondamentale che l'idea di contingenti di pace non armati e non violenti, qui siamo nel 93 maturi in maniera celere da diffondersi della dottrina di ingerenza umanitaria della diplomazia pol polare. E ognuno ha il diritto, sia operando individualmente che in associazione con altri, di promuovere la difesa dei diritti umani e la pace. Ecco, questi principi diventano le linee guida, insieme a un'idea nuova di società e di intervento nei conflitti, di quello che viene chiamato il gruppo dei caschi bianchi. Gruppo di caschi bianchi prima composto dai volontari, dai volontari dagli obiettori di coscienza, che compiono disobbedienza e poi sempre di più assunto dagli enti che si fanno rete, oggi esiste una rete caschi bianchi, che elaborano una proposta di modello di progettazione di intervento nei conflitti come rete caschi bianchi e che vengono sempre di più eh, in qualche modo coinvolti in quella che è una progettazione dell'intervento civile all'estero. Sto andando in maniera molto sintetica. E l'idea di base è riprende un po' quella del professor Papisca, con cui abbiamo collaborato il professor Mascia anche con attività di ricerca. Questo io vorrei sottolinearlo, cioè l'esperienza basata sulla proposta e la scelta personale, sulle riflessioni personali che arrivano da esperienze anche precedenti come quella di Trevisan, di disobbedienza, di pagare di persona, diventano progetto, diventano oggetto di ricerca e di studio di elaborazione per avanzare nuove idee, nuovi progetti, mettere a sistema l'idea che l'intervento nei conflitti, che la difesa della patria è qualcosa a cui risponde l'obiettore di coscienza con nuove modalità. E qui arrivo un po' all'oggi e al futuro. L'oggi e il futuro vedono da un lato una normativa che io invito i ragazzi presenti in sala tutti a rileggere, sia alcuni articoli della 230 del 98, sia alcuni articoli della 64, in particolare il primo perché le leggi spesso possono sembrare non belle, invece a volte sono molto belle. Allora io dico, ci sono delle leggi che sono molto belle, queste sono leggi molto belle. E ricordo con piacere come con appunto il Centro dei diritti umani collaboriamo anche nel fare proposte rispetto all'articolo 9 della 230. Sono belle perché? Perché prospettano... Ai giovani del nostro paese, un'idea di impegno nuovo, di cambiamento di quella che Don Oreste avrebbe chiamato una nuova società, una società in cui non si organizza la guerra ma si organizza la pace. E questo è quanto mai attuale rispetto a quello che noi vediamo, come allora, a poche eh, migliaia di chilometri da noi o poche centinaia di chilometri da noi. Chiudo con questo. Oggi abbiamo un servizio civile che sicuramente, come veniva detto, è sotto dimensionato rispetto ai bisogni, rispetto alla domanda e probabilmente rispetto alla proposta che si potrebbe fare ai giovani. E anche questo, e anche in questo il servizio civile all'estero è una profezia, e non lo dico in termini di qualcosa di lontano, ma di molto vicino, ma molto anche necessario, una profezia che ha bisogno di eh, persone, ha bisogno di risorse, ha bisogno di risposte. C'è una speranza, qual è la speranza? La speranza è quella che va in due direzioni. Da un lato la creazione di un Ministero della Pace, che è un sogno che già da allora era embrionale, si parlava appunto di organizzare la pace e sempre di più si è posto eh, concretezza a questo, c'è una proposta di attuazione, di realizzazione di del un Ministero della Pace. E dall'altra, quello della sperimentazione di corpi civili di pace con volontari in servizio civile che dal 2010 ad oggi sta andando avanti fra momenti più o meno continuativi e dovrebbe portare 500 giovani volontari in servizio civile in zone di conflitto, di tutela dei diritti umani o di risoluzione di conflitti sociali. Rispetto a questo mi rivolgo ai volontari attualmente in servizio invitandoli a riflettere sulla possibilità di partecipare a questa sperimentazione. A giorni uscirà un bando. È possibile per chi ha fatto servizio civile nazionale partecipare alle sperimentazioni dei corpi civili di pace e lo dico perché diventa importante dare continuità a un sogno che non è un sogno che rimane nella storia, ma è un sogno che diventa storia e può diventare storia, soprattutto grazie ai ragazzi che oggi fanno servizio civile e si interessano a questi temi. Questo è un po' il lascito e qui chiudo i miei dieci minuti. Grazie. Grazie a Samuele Filippini anche per avere alla fine del suo intervento ricordato la sperimentazione dei corpi civili di pace, stati fatti per uscire il bando, il bando volontari. Ora eh, facciamo un altro passo in avanti e, e, e chiamo qui al tavolo Alessia Rizzato, <coughs> e Marinella Linati e Giulia Beato. E invito gentilmente eh, Alberto Trevisani e l'onorevole Carlo Fracanzani ad accomodarsi in sala, <coughs> mentre Marco resta con me. Dove andate? Pensavo non ho dire. <ride> Prego. <ride> e facciamo, dicevo, un altro passo in avanti perché eh, con Alessia Rizzato. Eh, presentiamo una testimonianza sui corpi europei di, di solidarietà. A lei la parola anche lei le ricordi i dieci minuti e mi scuso per questo ingratto no no tenterò di essere il più breve possibile anzi guadagneremo mi sa un po' di tempo sarà molto breve e concisa e allora, innanzitutto volevo ringraziare tutti quanti per avermi dato la possibilità di essere qua non tanto per raccontare la mia testimonianza che può essere insomma interessante fino a un certo punto ma per avermi dato l'opportunità di presentare a chi magari è qui e non lo conosce un'opportunità tanto bella, tanto importante tanto di crescita tanto può essere quella dei corpi europei di solidarietà. Eh, che sono un progetto appunto finanziato dal, dall'Unione Europea, quindi non si parla più di servizio civile, cambiamo un attimo eh, argomento, e che sono una bellissima opportunità e allo stesso tempo in Italia quantomeno eh, poco conosciuta. E se è conosciuta magari ce n'è una percezione abbastanza sbagliata. E, mh, lo stesso nome forse non aiuta, e a me una volta è stato chiesto se per caso si trattasse di un ramo delle forze armate. Eh, però eh, in realtà, appunto, si tratta appunto di grandi. Eh, opportunità appunto di, eh, di crescita personale, dove una persona ha eh, l'opportunità di andare all'estero a svolgere un periodo di volontariato che può andare dalle due settimane a, a un anno e, e impegnarsi in un progetto incentrato su tematiche di vario genere, che può essere mh, la solidarietà, che può essere la sostenibilità ambientale, la parità di genere e così via. E a me tutte le volte che viene chiesto di parlare ecco, di questa esperienza a costo di essere molto banale, teatrale ecco, per certi aspetti, eh, dico sempre se solo qualcuno me ne avesse parlato prima perché è un'esperienza veramente per cui la persona che io sono oggi e tutte le scelte che ho fatto da quel momento e che faccio tuttora sono state veramente influenzate da questo periodo che io ho fatto nei corpi europei di solidarietà. Quindi, brevemente, cosa è successo di così eclatante? Eh, sono stata per un anno nell'isola di Cipro, all'interno di un progetto dal nome altrettanto teatrale, si chiamava Mission Tradition, il cui obiettivo era quello di rivalorizzare la cultura e le tradizioni dell'isola. Quindi, io, assieme ad altri sette ragazzi provenienti da varie parti d'Europa, ci focalizzavamo proprio su questo, quindi creavamo eventi di sensibilizzazione della comunità oppure viaggi di istruzione, tra virgolette, in cui parlavamo proprio delle opportunità e di tutte le tradizioni e la cultura legate all'isola. Allo stesso tempo avevo la possibilità di dedicarmi a workshop, laboratori personali, io per esempio davo lezioni di lingua italiana ai ragazzi del, del posto, ma altri facevano lezioni di teatro, insomma... Eh, Quindi eh, penso che anche i quelle... penso che non dobbiamo dimenticare l'importanza eh, del servizio civil cioè, universale, come conosciamo ora e anche delle opportunità eh, che i giovani eh, hanno che non è eh, portata e attualmente non è garantita a tutti i giovani europei. Con il servizio civile europeo, quindi tramite il collettivo eh, con il servizio civile europeo, appunto vogliamo eh, allargare la platea eh, eh, dei giovani che partecipano a questa opportunità, perché pensiamo che sia importante promuovere questi valori di eh, solidarietà eh, e eh, appunto promuovere eh, la cittadinanza attiva in tutta Europa. Eh, e in particolar modo ci rivolgiamo ai giovani con minor opportunità, perché effettivamente l'esclusione sociale eh, passa anche dalla mancata opportunità eh, di questi tipi di, eh, di, di, di attività come appunto il strumento di eh, cittadinanza e il servizio eh, civile universale. Eh, il collettivo quindi eh, sostanzialmente eh, lavora in concreto per ottenere questo. A, a tutti i giovani, eh, abbiamo lanciato eh, quindi attraverso il programma che abbiamo chiamato Servizio Civile Europeo, eh, che è stato lanciato per la prima volta in eh, un anno particolare, effettivamente che è stato il 2020, insomma, eh, che ha visto appunto eh, diciamo, è stato un anno di solidarietà effettivamente in, tutta, in tutto il mondo, e non solo appunto. Eh, a livello dell'Unione Europea. Abbiamo lanciato questo progetto sperimentale in Francia, con il nostro partner francese Unité, che è eh, una delle maggiori eh, associazioni in Francia, che ha aiutato eh, a fondare il servizio civile in Francia. In eh, questo primo progetto abbiamo coinvolto eh, 24 giovani, eh, 12 francesi e 12 provenienti. Da uh, altri paesi dell'Unione Europea, perché faccio un passo indietro e chiedo uh, alla regia gentilmente di uh, proiettare uh, la slide uh, che spiega appunto il principio del nostro uh, programma di servizio civile europeo. come ecco, vedete, appunto, con il uh, Servizio Civile Europeo vogliamo prendere. Uh, il servizio civile nazionale e il corpo di solidarietà, diciamo, vogliamo renderli uh, strumenti, di, vogliamo siano strumenti uh, sempre più inclusivi uh, perché appunto come dicevo prima, uh, tutt'oggi sono ancora tanti giovani, uh, soprattutto quelli con minori opportunità, che restano esclusi da tutti i uh, programmi perché appunto, uh, appunto non riconoscono non, non questa eh, opportunità magari quella intima eh, di eh, mettersi in gioco come diceva Alessia no? Eh da eh, non eh, giovani. Quindi quello che facciamo mm. chiama sa mm. di tendenzialmente circa un anno tra due paesi dell'Unione Europea eh, suddivisa in due fasi. Nella prima fase, eh, appunto, vediamo coinvolti volontari in servizio civile nazionale eh, che svolgono la loro attività di servizio civile nazionale in gruppi misti insieme a giovani che allo stesso tempo svolgono la stessa attività ma in corpo europeo di solidarietà. Ok? e um, A seguito di questi, ad esempio, qui abbiamo scritto sei mesi, ma uh, ad esempio, in Italia, disse uh, appunto: uh, la durata del servizio civile nazionale non è possibile appunto stare nei sei mesi, quindi uh, insomma, la durata sarà nove mesi. Um, al termine, diciamo, di questi di questa prima fase, i giovani in servizio civile, dopo questa esperienza, appunto già di dimensione europea nel proprio paese d'origine, uh, in cui hanno già avuto contatto con altre culture, hanno già eh, insomma, sviluppato eh, questo eh, senso di eh, solidarietà eh, verso altri, altri, altri popoli, eh, si recano poi eh, nella seconda fase eh, a fare un a svolgere un'esperienza di corpo europeo e di solidarietà. E eh, effettivamente abbiamo, eh, abbiamo sperimentato, come dicevo prima, questo progetto eh, nel 2020, abbiamo lanciato il nostro primo progetto pilota coinvolgendo un piccolo gruppo di 24 giovani, come dicevo 12 francesi e 12 in eh, Corpo europeo di solidarietà. E ehm, adesso siamo appunto al terzo anno di sperimentazione del progetto, e nel frattempo appunto il progetto... È cresciuto e adesso operiamo in 16 Stati membri dell'Unione Europea attraverso una nostra rete di partner associativi, eh, che conta appunto 60 associazioni eh, in tutta Europa. E eh, abbiamo appunto visto come eh, questo Servizio Civile Europeo sia realmente, ehm, diciamo, uno strumento di, di inclusione eh, per, per i giovani eh, e eh, appunto eh, riesca poi a. Eh, Creare, eh, diciamo, a dare la possibilità effettivamente a tutti i giovani europei di prender parte a, a questo progetto. Bene. Eh, appunto, come proprio come, come dicevano eh, i relatori che mi hanno preceduto, eh, dare questa, questa opportunità e fare in modo che sia realmente un'esperienza univer un appunto Universe. universale. Eh, e quindi, insomma, ci auguriamo di. di attualmente il progetto è, eh, non è eh, istituzionalizzato, eh, è eh, diciamo un progetto eh, informale. Eh, ci muoviamo appunto, eh, sviluppiamo il progetto attraverso eh, le associazioni partner e ci auguriamo che in futuro venga istituzionalizzato e che si crei appunto questa sinergia tra il servizio civile e il Corpo Europeo di Solidarietà, che peraltro è raccomandata sia dalle istituzioni europee sia. Citata anche nell'articolo 9 del Trattato del Quirinale, eh, che eh, appunto ehm, invita Italia e Francia a nella creazione di eh, un servizio civile italo-francese, a collegare questi due eh, strumenti. Grazie. Grazie. Eh, insomma, ancora una volta la società civile anticipa la politica, in questo caso la politica europea che è molto in ritardo no? rispetto alla costruzione di questo servizio civile europeo. Però diceva bene la dottoressa Linati sul trattato del Quirinale e adesso abbiamo una testimonianza, stiamo andando verso la conclusione di questo incontro, abbiamo la testimonianza su Zoom di Alize Motte che eh, ha fatto il servizio civile in Francia. Dovremmo... Buongiorno. Buongiorno, benvenuta. Sì, potete ascoltare? Potete sì, ascoltare? Sì. sì, sì, la sentiamo bene. Sì. Prego. Va bene. Quindi grazie per avermi invitata a partecipare. Scusa il mio italiano, sono francese, ma spero che tutti potete capire lo che voglio dire. Quindi ho fatto il mio service civic in Francia nel 2019, quindi tre anni fa, per un'organizzazione che si chiama Unicité. Volevo dire prima di tutto che questa è un'esperienza um, particolare perché non in tutte le organizzazioni funziona così in Francia. Ma in Unicité è un gruppo, una promozione intera di giovani che sono qui unicamente in service civic. Ma ci sono anche uh, molte organizzazioni dove c'è solo una o due persone in service civic che aiutano a, um, al funzionamento dell'organizzazione. Quindi con Unicite, Unicite è presente in tutta Francia, ma io ho fatto il mio servizio in Mess, è la città dove ancora adesso abito, nel 2019. E come funziona lassù? Uh, con Unicite lavoriamo da lunedì a giovedì, uh, dalle 9 della mattina alle 5 del pomeriggio, quindi 28 ore ogni settimana. Uh, siamo un gruppo di 12 giovani, da 16 a 25 anni, più o meno, e il tema della mia promozione era Cinema e Cittadinanza, quindi si cioè, trattava di educazione e dopo uh, esplico un po' più uh, che Cinema e Cittadinanza. Anche come funziona in Francia, questo è valido in, uh, con un ma in tutto il programma di servizio uh, civic francese. Ci sono tre formazioni uh, che chiamiamo formazione civile nell'anno. In generale c'è una cosa sul um, mezzo ambiente, una cosa sulla cittadinanza uh, e ci sono in questo contesto dibattiti. Um, e per aiutare i giovani a capire il suo ruolo nella, nella società, diciamo. Um, anche ho partecipato al festival del cortometraggio con, uh, con il progetto uh, di UNICITE, che questa non era la missione uh, quotidiana, ma era una cosa che possiamo fare e quindi abbiamo organizzato debatti in molti caffè o cinema o uh, luoghi culturali della regione durante la settimana del Festival del Cortometraggio. E c'erano anche alcuni incarichi occasionali, per esempio la distribuzione di alimenti o la raccolta dei rifiuti nella città. Quindi la mia, la mia missione principale era cinema e cittadinanza. Uh, in questo contesto si tratta di, di fare intervenzione nelle scuole per discutere di temi sociali come la religione, il genere, la omosessualità, la Unione Europea, l'ambiente, uh, con, um, con l'aiuto di cortometraggi. Quindi lavoriamo a copie. E uh, andavamo alle scuole per um, mostrare quel, questo cortometraggio e dopo organizzare un dibattito o un, uh, un gioco con i giovani uh, per parlare di, di questo tema. Quindi, uh, nella, nella settimana, il lavoro principale era la preparazione. Delle attività e dei giochi per animare e dibattere con i giovani e ogni settimana facevo credo che due o tre intervenzioni concretamente nelle scuole. E anche volevo dire che questa opportunità uh, mi ha aperto. Molte, molte nuove possibilità. Prima di tutto, certo, ho apprezzato molto, ho conosciuto molta gente e ho fatto nuovi contatti, contatti personali e anche contatti professionali. Per esempio, ho partecipato dopo alla produzione di un cortometraggio chiamato 20 anni nel 2020. Eh, 2020. Uh, con un'associazione uh, partenaria uh, che, uh, che sta in Metz e uh, con questo ho anche fatto uh, più intervenzioni dopo nella mia vita di sensibilizzazione sul, sul concetto di servizio civico e su temi sociali fino, fino ad oggi. E per il futuro professionale, uh, dopo di questo ho fatto un master in sociolinguistica e oggi sono insegnante freelance di lingua inglese e spagnola. E posso dire che con questa esperienza di servizio civile nell'ambiente nell dell'educazione uh, ho imparato molto la, la pedagogia per intervenire. Con, eh, con, il, con il pubblico che ho oggi. Grazie. Grazie. Ringraziamo Elise Mott per questa sua testimonianza. E, e ora diamo la parola a Giulia Beato. Giulia si è da poco laureata in Human Rights e Multilevel Governance qui all'Università di Padova e ha fatto la tesi di laurea. Sull'obiezione di coscienza al servizio militare studiando il caso della Grecia, dove l'obiezione di coscienza ancora non è proprio, è vero, è, è riconosciuta come un diritto fondamentale. A lei la parola, Giulia esattamente, sì. Eh, buongiorno a tutti. Eh, Giulia di qua perché non, non si vede l'ingodiazione. Ah, mi sposto, sì. ok. Ok, eccomi qua. Allora, buongiorno a tutti, grazie professore, eh, gra ringrazio anche chi è intervenuto prima di me e il professor Masci in particolare per l'introduzione e per avermi invitata qui, qui oggi a questo importante convegno. E, allora, per capire un po' la situazione in Grecia, io parto da un fatto. Eh, in Italia, nel 2002, eh, ricordiamo oggi, veniva adottata la prima legge sull'obiezione di coscienza. La Grecia nel 1972 era ancora una dittatura militare. Eh, bisognerà aspettare la, la nuova Costituzione dello Stato democratico nel 1975, ma che comunque rimarcherà eh, l'obbligatorietà del servizio militare per tutta la popolazione maschile dai 18 ai 45 anni. E nel corso del tempo ci saranno diversi interventi per riconoscere l'obiezione di coscienza per motivi religiosi, questo almeno all'inizio. Uh, le prime istanze di coscienza per motivi politici arriveranno a partire dagli anni Ottanta. Uh, Maragakis è un nome tra i più noti perché la sua incarcerazione poi porterà alla formazione della Lega Greca per gli obiettori di coscienza nell'87. Allora, dal punto di vista legislativo si ricorda la legge del 97, la, che è la legge con cui la Grecia diventa l'ultimo paese dell'Unione Europea a riconoscere l'obiezione di coscienza nel suo diritto interno. E si ricorda poi la legge del 2005, che è eh, il punto di riferimento quando si parla di obiezione di coscienza in Grecia, che però è ancora una legge che ha molti limiti, nel senso che, come diceva il professor Mascia, non viene ancora riconosciuta come eh, diritto soggettivo, ma ancora come un privilegio che lo Stato concede ai suoi cittadini. Dunque, se nel 2005 in Italia il servizio militare eh, diveniva finalmente effettivamente volontario, in Grecia era ancora rigorosamente obbligatorio. E poi, per, la mia, per quanto riguarda la mia esperienza confrontandomi con diversi collettivi, sia ad Atene che ad altre città che in altre città di eh, obiettori, attivisti e antimilitaristi, eh, si capisce come gli argomenti che ad oggi vengono più utilizzati per eh, supportare il mantenimento della leva militare fanno tutti riferimento alla narrativa eh, militarista e eh, nazionalista dello Stato greco, del governo, che esalta la leva militare proprio come parte integrante della cultura e dell'identità nazionale e che poi fa, nomina sempre la vicinanza alla Turchia come, il, ehm, come dire, il pretesto migliore per difendere i confini e mantenere la leva. Um, Sappiamo anche che è un ottimo pretesto, tuttavia, per eh, continuare a godere di un forte supporto economico e sociale nei confronti delle forze armate e un modo anche per esercitare un controllo nei confronti della popolazione e, ehm, nel contesto di oggi, anche per nascondere quelli che sono i numeri reali della disoccupazione, soprattutto quella giovanile, che in Grecia è ancora molto alta. Aggiungo che è anche un modo... Per, e ne siamo consapevoli, per veicolare una certa idea di nazione che si fonda ancora sull'autoritarismo, che esige l'obbedienza da parte dei propri cittadini, che esalta il predominio di un sesso sull'altro e che pratica diverse forme di repressione contro qualsiasi individualità e diversità. E proprio contro questo, contro questo sistema oppressivo si schierano ad oggi gli obiettori di coscienza in Grecia. Ci sono diversi tipi di obiezione, così come sono diverse le conseguenze che eh, queste persone vivono sulla loro pelle, e proverò brevemente a citarne alcune. Eh, dunque, in primo luogo, se una persona eh, si sottrae dall'obbligo eh, del servizio militare eh, obbligatorio, appunto deve sottoporsi all'esame di una commissione ad hoc, che ad oggi ancora risponde eh, al Ministero della Difesa in Grecia. Si tratta a tutti gli effetti di un esame delle convinzioni. Scusate, eh, un esame delle convinzioni. dell'Unione Europea sull'obiezione di coscienza e sul servizio civile. Chiudiamo eh, questa, questo incontro con, eh, prima di dare la parola a Marco labate per uno suo pensiero finale, con eh, un video su, su PIN eh, di sei minuti. dovrebbe partire sì, aspettiamo un attimo che questo un po' rallentato

mas sim, Nem E mm. eh, eh, lui, <susurra> <il microfono. susurra> lui è il microfono. riesco <susurra> <susurra> nemmeno <susurra> Sono le casse. vabbè io direi che saltiamo il video di Pietro Pinna ci scusiamo per questo inconveniente tecnico abbiamo ancora pochi pochissimi minuti se c'è qualcuno di voi che vuole intervenire che vuole fare una domanda una riflessione lo può fare ora se ci sono dei giovani in servizio civile che vogliono prendere la parola e prego vieni qua deve venire qui così c'è un microfono grazie e Prima di tutto volevo ringraziarvi tutti gli interventi, mm. e perché per Deve me... parlare vicino al microfono e alzare un po' la voce. È stato molto importante aver, eh, essere cosciente di questa storia del servizio civile. Perché adesso sono volontaria in servizio civile regionale, ma prima, eh, io sono francese sono arrivata due anni fa a vicenza prima in tutto il servizio civile francese e poi ho deciso di venire qua a vicenza presso arci servizio civile vicenza per fare un anno con il corpo europeo di solidarietà e adesso ho deciso di rimanere e di fare il servizio civile regionale, preso Arci Servizio Civile Vicenza, e quindi era molto importante per me avere conoscenza della storia e del servizio civile e che, che rafforza, la, come dire, non so come dire, ma eh, dà ancora più valore a quello che sto facendo ogni giorno nel mio volontariato. Um, e, ecco. Grazie. 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 Allora, concludiamo questo, questo nostro incontro eh, dando la parola di nuovo a Marco Labate per una sua riflessione conclusiva. Marco. Allora, no, non è facile raccogliere i fili, sono stati tanti fili veramente. Sono stato molto entusiasta di essere qui anche da pubblico, proprio dopo eh, di ascoltare di ascoltare queste esperienze. E, e non è facile concludere, anche perché prendere la parola. Dal professor Mascia con tutto ciò che rappresenta eh, sia da un punto di vista della cultura dei diritti dell'uomo, ma anche poi dell'attivismo. Ce lo ha ricordato Simone Filippini, quanto sia stato importante la loro presenza poi nella costruzione di un altro momento dell'obiezione di coscienza, che l'obiezione di coscienza non finisce nel 72, anche la costruzione dei corpi civili di pace era un modo di fare obiezione rispetto a quella legge. A conclusione mi viene da dire tre cose. La prima è dire che Capitini muore nel 68, che può essere, uno dice, ma che, cosa ci serve questa data? Beh, voi immaginate l'uomo che forse più ha dedicato della sua vita, non, non è difficile fare una casella, però sicuramente uno di quelli che più ha dedicato la sua vita per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza che non vede questa prerogativa realizzarsi. E insomma, la prima cosa è che le lotte hanno tempi lunghi. Che a volte vanno al di là della propria generazione, sono testimoni che noi lasciamo alle generazioni successive. La storia dell'obiezione di coscienza ci insegna questo: che non solo eh, appunto il, eh, le conquiste si ottengono coi collettivi eh, spaziali, cioè di chi vive sincronicamente lo stesso tempo, ma anche con collettivi diacronici, cioè di lasciarsi il testimone da generazione in generazione. La seconda cosa che credo anche in tempi che a mio avviso possono appaiono un po' cupi, ecco questo non è forse un, uno dei periodi migliori tra l'enorme crisi climatica, la, la gravissima... Eh, guerra eh, in Ucraina, ma le tante guerre che ci sono nel mondo, eh, pensare alla Siria come la condizione in cui si trova la Siria o la Libia o lo Yemen, stringono il cuore l'Etiopia, cioè eh, le tante guerre nel mondo eh, e, e, e diciamo il tanto che c'è da fare su altri fronti, eh, sull'intercultura, sul fatto che insomma tutti devono avere le stesse opportunità, come dice l'articolo 3 della Costituzione, eh, sul fatto che ancora eh, una vera parità di genere non c'è, quindi ancora dobbiamo andare avanti su questo, su questo terreno. Bene, queste sfide enormi, l'obiezione di coscienza ci racconta una cosa però, che è stata una conquista di minoranze, testimoni di Geova, Valdesi, una parte minoritaria della Chiesa Cattolica, una parte minoritaria. Della democrazia cristiana, anarchici, libertari, non violenti, radicali, sono tante minoranze che non sempre andando d'accordo, però tante minoranze che hanno partecipato al riconoscimento, alla, alla lotta per riconoscere quella che prima è stata eh, una, diciamo, una prerogativa, il cui beneficio veniva dallo Stato, un po' quello che accade ancora in Grecia, e poi un diritto nel 98. E l'ultima cosa che mi viene da dire è quando diciamo le interviste che vi ho fatto vedere anche una cosa cui eh, tenevamo eh, diciamo, eh, al portico abbiamo ragionato con Sandro Gozzo, con Bernardino Mason, con Stefania Masiero, ehm, eh, con Paolo Della Rocca. Sul pensare la formazione del servizio civile eh, in un'ottica che fosse eh, proprio di, di, di promozione, di eh, fornire delle competenze, anche immaginando che il servizio civile è l'ultimo momento in cui lo Stato eh, si occupa della formazione dei suoi giovani e delle sue giovani per un anno. Eh, e un po' l'ottica era eh, quella, immaginiamo una formazione immaginiamola eh, in cui ragazzi e ragazze possano essere via via sempre più protagonisti di questa formazione poi l'intervento eh, sull'anno eh, di volontariato eh, che ricordava l'anno eh, l'anno sociale di volontariato eh, alla fine quella conclusione è stata importantissima quando ci ricordava ma c'era un giorno alla settimana in cui ci si dedicava alla promozione e quel giorno alla settimana in cui dedicarsi alla promozione alla formación. Bagi Anda, rasio batu dalam angka di tidak cukup,